la scelta di aumentare i tassi ha influenzato l'Euribor. L'Euribor insieme allo spread, quindi il guadagno che la banca fa sul mutuo, è quanto noi paghiamo le nostre rate e il nostro mutuo. Si arriverà anche a superare il 4,6%, queste sono le previsioni per il giugno del 2023, e la famosa rata che va a superare i 700 euro. Allora, buonasera, bentrovati a Controcorrente. Sono ore di lavoro intenso in aula a Montecitorio e si prepara una lunga maratona notturna perché la legge di bilancio è alla stretta finale, in corso ci sono le dichiarazioni di voto, dovrebbe iniziare, ecco qua vediamo Deborah Serracchiani con le dichiarazioni di voto Partito Democratico, arriverà in serata l'inizio del voto di fiducia per poi arrivare all'approvazione, si pensa domani mattina all'alba. E allora, parleremo di questo con i nostri ospiti, li vado subito a presentare. Buonasera, ben trovato Antonio Rinaldi, europarlamentare della Lega. Grazie. Buonasera direttore Augusto Minzolini, buonasera, ben trovato. Benvenuto a Lando Maria Sileoni, Fabi, Federazione Autonomi Bancari, eccoci qua, poi ci spiegherà tutti i dettagli, abbiamo visto anche, parleremo anche di economia, poi sentivate nel servizio. Ben trovato a Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Collegato da, se non sbaglio, proprio da un ufficio della Camera, perché tra poco c'è il voto, è vero? Sì. Eccoci qua. Sì, non mi posso allontanare che tra un po' votiamo. E allora, lo racconteremo in diretta questo voto. E buonasera, ben trovato al direttore del Riformista, Piero Sansonetti. Buonasera. Buonasera. Partiamo proprio da qui, da quello che è accaduto nelle ultime ore a questa manovra e cerchiamo di fare il punto con Francesca Oliva e Claudio Giambene. L'Italia è fiera del lavoro che fate, che nei giorni nei quali normalmente no, chi lavora fuori casa torna in famiglia per passare tempo con la sua famiglia, i giorni del Natale, voi non potrete farlo, ma quella famiglia vi vede, non è solo la vostra famiglia, è la patria. Giorgia Meloni vola in Iraq per portare gli auguri ai nostri soldati dispiegati nel paese. È la sua prima visita a un contingente militare italiano all'estero. Il suo permesso doveva essere più istituzionale. No, più militare. Il Presidente del Consiglio ha ricevuto in dono il tricolore con le firme dei militari e un suo ritratto sotto forma di puzzle. In missione anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in Libano per incontrare il Primo Ministro e i soldati italiani impegnati nel paese. Il Parlamento, intanto, lavora senza sosta per approvare la manovra. Il via libera della Camera è atteso per l'alba di domani. Beh, devo dire, ho bevuto parecchi caffè e devo dire che ogni tanto mi prendeva anche qualche momento di stanchezza. Una legge di bilancio da 35 miliardi che si può e si deve migliorare, ha detto il Premier Meloni, ma nessuna catastrofe. Le opposizioni, però, vanno all'attacco. Si era mai vista una manovra così pasticciata? La Ragioneria dello Stato boccia tutta una serie di emendamenti perché non c'hanno copertura, poi dicevano siamo pronti, era una balla. C'è una manovra che aumenta le disuguaglianze, non dà risposta a imprese, famiglie, e quindi si commenta da sé, con degli errori madornali. La ragioneria ha espresso il suo parere chiedendo 44 correzioni ad altrettanti emendamenti per problemi sulle coperture, tra questi la congrua offerta di lavoro per i percettori del reddito che l'esecutivo avrebbe voluto cancellare. Stop anche alla riforma del bonus cultura per i diciottenni, che rischia però di essere una scatola vuota. Nel 2023 non c'è una lira, li hanno tolti. E purtroppo nel 2022 c'erano 230 milioni per questa politica attiva nei confronti dei giovani. Confermate invece le misure contro il caro energia e quelle bandiera dei partiti di maggioranza. Noi vogliamo dare la speranza. Troppi anni che l'Italia è un po' ripiegata su se stessa e ci si guarda sempre con demoralizzazione. Bisogna invertire questo trend. Allora,
Direttore Minzolini, parto subito da te, perché questa manovra che insomma proprio in queste ultime ore si va per approvare si porta dietro comunque un carico di polemiche. L'opposizione accusa la maggioranza di una gestione caotica, la maggioranza dice noi avevamo poco tempo, abbiamo fatto il meglio che si poteva fare. Qual è la tua lettura di questa corsa ostacoli, ma anche di questa corsa contro il tempo di fatto? Beh, sai, è partita, diciamo, tutta la vicenda in una situazione abbastanza complicata per il governo, perché c'era poco tempo, questo è oggettivo, e c'erano poche risorse. Tu dovevi dare una risposta immediata al caro bollette, per cui, diciamo, dei 35 miliardi, 20 sono finiti lì, anche forse qualcosa di più. Quindi c'era poco. E io credo che, ad esempio, una delle cose su cui non sono d'accordo è quando le opposizioni dicono che non interviene per le fasce più deboli. Di quei 15 miliardi, la maggior parte vanno alle fasce più deboli. Si è mai dimenticato il ceto medio, se diciamo la verità. Quindi, cioè, da questo punto di vista non è vero. Certo, se ci fossero state più risorse si poteva fare un discorso diverso. Ti dirò una cosa. C'è un problema di fondo che si pone alla maggioranza, cioè quella di dare un profilo. Avendo poche risorse tu non sei riuscito a dare un profilo identitario. Un'identità politica. È stato fatto spizzichi e bocconi e manca un elemento centrale che secondo me poi è sempre stato il tema centrale su cui 28 anni fa è nato il centrodestra, che è la riforma fiscale e il fisco. La pace fiscale. Direttore Sansonetti, sei d'accordo con questa lettura? Ah, guarda, Bismarck, che era uno che se ne intendeva, diceva questo, diceva ci sono due cose che il popolo non deve conoscere. La prima è come sono fatti i Wüstel e la seconda è come è fatta la manovra economica. Adesso non so se Giorgio Meloni ci vorrà spiegare come sono fatti i Wüstel. Di sicuro non abbiamo la minima idea di come è fatta la manovra economica. Del resto lei stessa, ma questo non riguarda solo lei, perché Bismarck poi lo diceva prima che il centrodestra vincesse le elezioni, anche prima che le vincessero i 5 Stelle, la sinistra, tutte. Pare che sia una legge questa. Infatti Giorgia Meloni, che qualche anno fa urlava contro il governo Conte, credo che fosse all'epoca, che faceva la manovra in fretta e furia senza dibattito parlamentare, oggi fa la manovra in fretta e furia senza dibattito parlamentare. Augusto, io non è che so dare un giudizio, fondamentalmente la questione è quella, di soldi ce n'erano pochissimi, grossi sapevamo, il grosso era la manovra già di Draghi, c'era poco da discutere, una piccola parte è la vera manovra economica, però mi sembra che a occhio l'idea è quella di andare a grattare un po' di soldi ai più poveri. La cosa più evidente è il reddito di cittadinanza. Vabbè, ma che non c'è niente da fare, non è che il reddito di cittadinanza fosse per i ceti alti. L'altra cosa sarà anche giusta, ma comunque la riduzione delle tasse per gli autonomi che guadagnano più di 65.000 euro. Poi ci sta i soldi levati ai ragazzi e passati, come diceva ieri mi pare la Boschi, alle società di calcio. Insomma, non è da quello. Poi ha ragione Bismarck, non è che capiremo bene come è fatta questa manovra. A occhio non sembra una manovra molto popolare, ecco. Ma io però io sono preoccupato per il reddito di cittadinanza. E adesso, perché il rischio adesso, io sai che sono uno di quelli poi che aveva moltissimi dubbi, penso che sia stato fatto malissimo, però se leviamo quel paletto che un pochino frenava il tracimare della povertà, beh, rischiamo soprattutto al sud dei guai seri. Tra l'altro uno dei guai che rischiamo è l'aumento clamoroso dell'immigrazione. Perché proprio sul reddito ha parlato pochissimi istanti fa Conte con un intervento durissimo. Allora voglio andare da Camilla Bruno proprio per sintetizzare due parole dell'intervento di Conte, che ovviamente su questo è sulle barricate, lo sappiamo. Sì, il presidente del Movimento 5 Stelle ha detto: state creando le premesse di un grande disastro sociale. Lo smantellamento del reddito di cittadinanza, unito all'indifferenza per le buste paga e il ricorso massiccio ai voucher, significa che avete una visione distorta del mercato del lavoro. Questo è schiavismo 2.0. Allora, perché poi io con Sansonetti li voglio bene. Però se vai a vedere gli interventi sulle pensioni, sul cuneo fiscale, vanno tutti da quella parte e sono la parte maggiore di quella manovra. Adesso non lo dico così. Poi io capisco che tu sulle pensioni sono 20 euro. Però rispetto a questo, c'hai da una parte quello, poi c'hai il cuneo fiscale 2 su 3 e andiamo sempre su 35.000, 25.000, questo è il reddito che viene, su cui si interviene.
La cosa che io ti dicevo, io sono d'accordo, capisco difendere in un momento del genere il reddito di cittadinanza, ma è anche vero che è una proposta sbagliata, è una legge sbagliata da rifare. Chiamatela sussidio, allora la dividiamo, una parte è un sussidio, ma non è un reddito, è un'altra cosa. È proprio concettualmente sbagliato. Ma, non si, ma certo che è fatta male, allora, Augusto, cioè, ma allora, non si può cancellare senza trovare delle soluzioni. Rischiamo di aumentare di 1 milione i poveri in Italia, capisci quale può essere l'effetto? Un dramma, dramma, spacca il paese. Voglio andare su questo, da non è Michele che Gubitosa, così. Movimento 5 Stelle appunto. Allora, Gubitosa, questo è un tema anche molto identitario della manovra, no? Un tema politico per il governo su questa manovra. Il reddito sarà abrogato definitivamente dal 2024 e c'è già una stretta dal 2023, 7 mesi. E poi che fine faranno i circa 600.000 percettori da agosto in poi? Siete preoccupati voi? Guardi, mi lasci una premessa prima di parlare del reddito di cittadinanza. I signori del governo non hanno affossato solo il reddito di cittadinanza, ma per dare i soldi alle squadre di Serie A hanno anche tagliato i fondi alle imprese e alle industrie che potevano comprare con le vecchie leggi dei macchinari nuovi e che dall'anno prossimo, dimezzando i fondi a Industria 4.0, non potranno fare più. Hanno tagliato i fondi alla formazione che le imprese potevano fare ai propri dipendenti. Però mi risponde per sul reddito. Un'impresa poteva fare formazione ai dipendenti e hanno tagliato anche quello. No, io vengo sul reddito, dottoressa, però quei hanno fatto un disastro anche alle imprese. Quindi ora le vengo sul reddito, esatto, perché mi rendo conto poco per volta, che, sennò poi da casa diventa una gran confusione. Però il Movimento 5 Stelle non è arrabbiato solo per il reddito. Noi siamo arrabbiati anche perché hanno affossato anche le imprese per fare un favore alle squadre di Serie A. Noi dobbiamo fare il calciomercato alle squadre di Serie A e gli imprenditori non possono fare più formazione o comprare macchinari nuovi. Se mi consente, anche questo è importante, lo voglio dire. E dopodiché, questo l'ha chiarito. Andiamo sul reddito di cittadinanza. Andiamo ai percettori. Ecco, che cosa succede da agosto? I percettori del reddito. No, allora, a parte non che cosa succede da agosto, il reddito di cittadinanza è stato abolito. Su carta c'è scritto che il da 2024 non esiste e più. E l'abbiamo detto. Poi che cosa hanno fatto? Io le dico le cose come stanno, al di là di quello che vuole dire il governo, perché dice falsità sul reddito di cittadinanza. Loro lo hanno abolito e adesso vogliono un alibi. Per toglierlo alle 600.000 persone che loro ritengono occupabili, cosa vogliono fare? Vogliono fargli arrivare delle offerte di lavoro improponibili, così arrivano all'anno prossimo a dire abbiamo fatto un'offerta di lavoro, non l'hanno accettata e gli abbiamo tolto il reddito. Perché dico questo? Perché togliendo la congruità dell'offerta, loro rischiano di far arrivare a un percettore del reddito di Palermo, che magari prende 600 euro di reddito di cittadinanza, un'offerta come lavapiatti di 600 euro da Torino, che ovviamente il percettore del reddito rifiuterà, così perderà il reddito e loro potranno dire i percettori del reddito non vogliono lavorare, gli abbiamo tolto il reddito. È questo il circo che cui stiamo assistendo in Parlamento. Poi un'ultima cosa e mi taccio, dottoressa, poi affrontiamo meglio se vuole il discorso del reddito di cittadinanza. Qui dentro in Parlamento, in aula, non è che i signori della maggioranza stanno lavorando notte e giorno, stanno facendo solo errori gravissimi, non sanno come funziona il Parlamento, non sanno fare una finanziaria e quindi siamo costretti a vedere questo documento della legge di bilancio che sale e scende della Commissione, addirittura ci sono emendamenti, per darle idea, senza coperture. E voglio dire cosa significa senza coperture. Fare un emendamento senza coperture significa come se un cittadino va a fare la spesa, va al supermercato, riempie il carrello di cose della spesa, arriva alla cassa e vede che non ha il portafoglio e deve tornare a casa, prendere il portafoglio, tornare al supermercato e pagare. Ecco, questo significa andare senza coperture in aula. Sono degli incapaci e io mi sto spiegando in questi giorni il motivo per il quale nel 2011 questa compagine politica che sta governando stava portando il paese, il nostro paese, l'Italia, sull'orlo del fallimento. Allora, ecco, un attimo però, motivo, un attimo, perché tanti concetti insieme. Allora, io voglio far rispondere Rinaldi, Lega, quindi comunque esponente della maggioranza, sul reddito. Le parole di Conte poco fa, però, insomma, sono parole dure. Siamo alla premessa, si rischia il disastro sociale. Allora, qui si sta soffiando sul fuoco,
Perché c'è anche questo, no? C'è chi dice, ecco, con queste dichiarazioni, insomma, si soffia sul fuoco, ci sarà un problema di tenuta, oppure ci sarà davvero un problema di tenuta sociale? Allora, se leviamo il reddito. Certo, certo. Allora, io penso che Pirandello riscriverebbe il gioco delle parti, credo, perché mi rendo conto che stanno facendo quello che chiaramente l'opposizione deve fare, critiche, eccetera. Però vorrei puntualizzare alcune cose per una questione di correttezza. Allora, innanzitutto, quando si dice, ah, questi in corsa, cioè, questo governo si sappia che è in sella dal 25 di ottobre. Avevate poco tempo, due mesi. Attenzione. Non noi. Mo me fai parlare a me. Un attimo. Mo me fai parlare a me. Abbiamo sentito tutte le tue cose. Bravo. Allora, innanzitutto al 25, più dell'80% della manovra è ereditata dal precedente governo dei migliori. Qui abbiamo un componente. Vorrei sottolineare che lo sapete quando è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra dell'altro anno? Il 31 di dicembre sì, del 2021. Questa è una cosa che succede quindi non ogni anno. Esatto, e il governo era in carica non dal 25 di ottobre del 2021, ma da febbraio. E su prima questo cosa. Ho risposto. Però andiamo seconda proprio cosa, sul reddito. Reddito di cittadinanza, non c'è scritto, attenzione, questo governo assolutamente per chi ha effettivamente la necessità e non è abile al lavoro, non deve avere nessun tipo di problema. Le persone che hanno disabilità, le persone che hanno dei minori a carico, le persone che effettivamente non hanno la possibilità obiettiva, lo oggettiva. Avete abolito, la Meloni l'ha abolito, la Meloni lo ha abolito. È falso quello che sta dicendo, la Meloni lo ha abolito. Un attimo, Rinaldi, finisce questo abolito. Concetto. L'unica cosa diversa è il fatto che in questa manovra è stato fatto un emendamento per togliere la parola congrua, il che significa che non c'è... sbagliato anche quello. Che però poi di fatto rimane invece l'offerta che rimane congrua. Senti, ma tu la tecnica la dopri non fa parlare agli altri? Fammi capire. Allora, fammi finire di parlare e poi rispondi a quello che dico io, sennò le persone per una questione di cortesia non capiscono niente dall'altra parte. Allora, a casa il tema, Rinaldi, Antonio, tu che sei comunque molto ferrato anche sui temi economici, è questo. Allora, ad agosto non si nega assolutamente. Quando questi 660.000 percettori occupabili non percepiranno, insomma, di fatto più il reddito, no? Avremo davvero un problema oppure no? Perché di fatto Conte dice questo, cioè parla di disastro sociale. Il problema fondamentale del reddito di cittadinanza è che purtroppo è stato dimostrato che non è un incentivo ad andare a lavorare. Allora si vuole creare un meccanismo tale per il quale se si trova un lavoro non puoi sine die, cioè per sempre, rifiutare il lavoro. Questo è il vero problema. È chiaro che ha, e l'ha detto Durigon, che è il sottosegretario al Ministero del Lavoro, che ci sarà ad hoc l'inserimento per rimettere cosa significa congruità. Certo. Perché è chiaro, è evidente che una persona che vive... Sta dicendo una cosa falsa, non è così. Un attimo. Oh. Però io voglio chiederti una cosa. Fammi finire. Fammi finire il suo concetto. Perché è evidente, è logico, è evidente. Avete sbagliato l'emendamento, ditelo ai cittadini che volevate toglierlo e avete sbagliato l'emendamento. Genere, quando testo, non fa parlare vuol dire che avete tolto congruo e da una parte che no. A parte allora, diciamo, vuoi capire che sarà ammesso e si è impegnato Durigon. Però i cittadini guardando in telecamera abbiamo sbagliato l'emendamento, dillo, abbiamo sbagliato No, abbiamo sbagliato a dare retta a voi, quello è il problema, perché il reddito di cittadinanza ha creato, quello è stato l'errore fondamentale. Non ha ancora parlato Lando Sileoni, un intervento flash proprio su questa questione. C'erano, voglio dire, ci troviamo in difficoltà perché la maggior parte dei fondi in questa manovra sono destinati al caro bollette. Senta, cioè questo io è il tema. Un'idea molto diversa da quella, dalle considerazioni che sono state fatte oggi. Ci sono due fasi, c'è una fase dell'emergenza che il governo sta affrontando bene, dove tutti siamo convinti che l'80% delle risorse economiche va per il caro bollette. Poi, nonostante dal 2023 saremo ancora in una fase d'emergenza, qui ci vuole un grande progetto del Paese, come fece Sarkozy nel 2007 con la Commissione Attali. Cioè, il governo, con il suo indirizzo politico, si può circondare di teste pensanti del miglior gruppo dirigente del Paese per dare un progetto a questo Paese, perché
a questo paese e ai cittadini manca attualmente, nonostante l'emergenza, manca un progetto a lungo respiro. È un po' quello che diceva all'inizio il direttore Minzolini, cioè questa non è una manovra di fatto identitaria. Oh, no, prima direttore, ma poi torno da te, voglio mandare questo pezzo di Lodovica Palazzolo, scusate, perché dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché ci serve, sul reddito di cittadinanza. E poi arrivo da te, guardate. Che cosa era sbagliato nel principio del reddito di cittadinanza? Che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Il sussidio più criticato continua a dare filo da torcere al governo. Nella manciata di ore che separa la manovra dal sì di Montecitorio, imperversa ancora la battaglia per l'abolizione del reddito di cittadinanza, che si trascina dalla campagna elettorale. Un sistema di protezione sociale necessario, non si tocca, si migliora. È proprio perché io voglio combattere la povertà, che credo che il reddito di cittadinanza non sia la soluzione. La misura però non sarà cancellata con un colpo di spugna e così gli annunci fatti sono stati ridimensionati. Per i nuclei familiari con minori, anziani o disabili, l'assegno infatti resta almeno per tutto il 2023. La scure poi che doveva abbattersi sul reddito è stata frenata anche da un cavillo. A causa di un errore nell'emendamento resta il requisito della congruità dell'offerta di lavoro da accettare. Per superare l'impasse, il governo lavora già a un decreto che a gennaio metterà nero su bianco le nuove condizioni per i percettori. Significa costringere ciascuno a subire un ricatto, l'ennesimo ricatto che condanna alla povertà e alla precarietà milioni di persone in questo paese. Il prossimo anno inoltre i lavoratori occupabili riceveranno il sostegno solo per 7 mesi anziché per gli 8 inizialmente previsti dalla legge di bilancio. I 5 Stelle intanto non arretrano di un centimetro e così la battaglia si fa guerra di trincea con i grillini a presidio della misura, come è accaduto la scorsa notte alla Camera. Si è addirittura intervenuto sulla congruità dell'offerta e questo veramente uccide qualsiasi scala sociale, qualsiasi storia professionale del singolo lavoratore. Allora, riparto dal direttore Minzolini. Ieri ha fatto discutere questa dichiarazione del sottosegretario Durigon che ha detto questo: se a un laureato viene offerto un posto da cameriere, un laureato percettore di reddito, è giusto che l'accetti, che non faccia troppo lo schizzinoso. Sei d'accordo, direttore? Io parto da un presupposto, cioè nessun paese può sopravvivere con un meccanismo così infernale. Da una parte hai le imprese che cercano manodopera, perché noi abbiamo questa situazione, specie al nord, cioè non si trovano. E dall'altra parte hai invece gente che viene pagata per restare, che può lavorare per restare a casa. Questa è una possono risolverla come vogliono, a me non mi interessa, ma questa è una grossa contraddizione che di fatto mina un sistema come il nostro. Perché non è possibile, tu ti ritrovi imprese che non riescono a trovare figure. Io non lo so, poi oltretutto c'è tanta gente che ha fatto carriera facendo il cameriere. Io anche questo atteggiamento che si ha nei confronti di alcuni mestieri mi sembra una cosa assurda e sotto certi aspetti anche irrispettosa. Ci sono, certo, diciamo, il lavoro è tutto dignitoso. È tutto dignitoso, quindi da questo punto. E soprattutto, io capisco, quando tu mi parli di un sussidio per persone che hanno a carico dei minori, per persone che non possono lavorare, io sono d'accordo, però è un sussidio, è un'altra cosa. La parola reddito, messa così, tra parentesi, un reddito che nella vecchia legge addirittura era dato, si parla di reddito di cittadinanza, era dato anche a chi non resideva nel nostro paese, che è un altro paradosso, tanto per essere chiari. Quindi, per come è stata fatta la legge, quando andiamo a vedere emendamenti o parole usate male, partiamo da lì. Allora, però io quello che chiedo, indipendentemente da ogni polemica, può vivere un paese in cui ci sono imprese che cercano persone per lavorare e non le trovano e gente che invece viene pagata dallo Stato per stare a casa? Certo. Questo è il punto. Allora, Gubitosa, in effetti questa contraddizione però c'è. Come la pensate voi? Guardi, dottoressa, le rispondo subito. E allora è anche colpa dei 2 milioni di disoccupati che abbiamo in Italia? Che le imprese non trovano lavoro? Quindi 2 milioni di disoccupati vogliono stare a casa senza lavoro, che non prendono il reddito, 2 milioni di disoccupati, e non vanno al lavoro per fare un dispetto alle imprese che non trovano lavoratori, ma quindi è anche colpa di 1,2 milioni di persone che stanno in disoccupazione, è anche colpa di quelli che le imprese non trovano lavoro.
Quindi la realtà qual è, Minzolini? Ma io non ti capisco. Non ti capisco, non capito dove vuoi arrivare. Non ti capisco. Se è colpa delle 600.000 persone... Cioè, a un certo punto uno te lo deve dire, se non lo capisco. Essere preso in considerazione se la disoccupazione in Italia fosse stata zero. Ma se ci sono 2 milioni di disoccupati, senti, come fai a dare la colpa questo ai tuo ragionamento mi ricorda dopo quello fatto sul balcone di Palazzo Chigi, gennaio dopo il reddito di cittadinanza, dicendo la povertà è stata abolita. La povertà non è stata abolita. Minzolini, sono in collegamento, lascia stare. Ma no, no, io ti dico no, no, io non lascio stare nulla. Facciamo parlare un attimo, facciamo parlare Gubitosa che è in collegamento. Fammi completare. Abbiamo qualche istante e poi torno da lei, Gubitosa. Ma dove andava allora, a lui? No. Dottoressa, mi scusi, quindi io non sto dicendo che noi non siamo d'accordo al fatto che chi prende il reddito lo debba perdere in presenza di un'offerta di lavoro. Allora, onorevole Gubitosa, io la in devo... In presenza di offerta di lavoro... La devo interrompere qualche istante perché dobbiamo andare in pubblicità, ma poi riparto da lei. Ci fermiamo solo qualche attimo. Grazie. Eccoci, allora ben trovati, rush finale per la manovra, vi faccio vedere che cosa sta succedendo in tempo reale in aula a Montecitorio, sono iniziate le prime operazioni di voto, siamo alla prima chiama, tra l'altro tra poco l'onorevole Gubitosa so che dovrà andare a votare, un tema caldo, l'abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni di voto, è quello del reddito di cittadinanza. Allora Camilla Bruno, che altre posizioni ci sono state? Sì, quella della capogruppo del PD alla Camera, Deborah Serracchiani, che ha detto come si fa a privare tra qualche mese 700.000 persone di un aiuto senza un'alternativa che prenda in carico le povertà e le fragilità. Per noi il reddito va riformato, ma certo non eliminato, perché è l'unico strumento di lotta alla povertà che c'è. E allora, l'avete sentito, il tema caldo, scusa, proprio quello del reddito di cittadinanza, un secondo solo, ci torniamo tra poco, però prima dobbiamo, vi faccio vedere anche che cosa è successo proprio in queste ore alla Camera, i tempi si sono allungati, ci sono stati anche dei siparietti gustosi questa settimana, li vediamo con Maria Giulia Messina. Difficili per chi ha acceso un mutuo a tasso variabile. La decisione di Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, di alzare i tassi di interesse per combattere l'inflazione causerà nei prossimi mesi l'aumento della rata. La scelta di aumentare i tassi ha influenzato. Non vi fate male, non ci fate male, non vi fate male. Ora faccia la faccia soddisfatta, non più arrabbiata. Mi fate sembrare importante. Questa cosa della seconda carica dello Stato è una specie di macigno che uno ti porta in giro, la seconda carica, immagino poveretto quello che ha la prima carica dello Stato, deve essere terribile. Beh, signor Presidente, io non ho le fonti di intelligence del Capo di Stato Maggiore, ma dalla vista mi sembra che stia bene, quindi sono molto contento. Io ho un ottimo suggeritore, tu dimmi man mano gli argomenti che io... sei qui per quello. Nei 10 minuti sono diventati già 7, mi avete già tagliato il tempo. C'è una sola parola dal leader del Movimento 5 Stelle all'ultimo di quelli che hanno fatto questa cosa, potete essere definiti politicamente con un solo termine: siete miserabili. Allora colleghi, siamo qua apposta. Allora colleghi, prego, posso finire di parlare o no? Onorevole Grimaldi, si rivolga a me, prego. Ho finito. Onorevole Foti, Presidente. Onorevole Foti! Ritengo che l'esame del provvedimento in assemblea potrebbe riprendere intorno alle 19.30. Grazie Presidente. Prego colleghi, facciamo silenzio perché i bu poi se non sono inutili. In effetti c'è stato un errore, invece del 356. In queste condizioni noi ci rifiutiamo di votare. Onorevole Mangialavori, mi scusi, riesci con calma, sì, abbia pazienza. No, il problema è che... Da quando vi ho perso di vista vi siete un po' indisciplinati, ragazzi. Auguri a tutti, ma no, non brindiamo neanche. Chi vuole può venire sopra che brindiamo. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua di nuovo in studio a parlare di manovra, a parlare del tema forse più caldo e più politico di questa manovra, cioè la stretta sul reddito di cittadinanza. Allora, come promesso, torno da lei, onorevole Gubitosa, tra l'altro ieri la Premier Meloni ha detto se accetti di lavorare solo quando ti arriva il lavoro dei sogni, beh non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato. Cosa risponde su questo lei?
Allora, offerta congrua non significa il lavoro dei sogni o quello che voglio fare io o pagato come voglio io. Significa un'offerta da contratto nazionale del lavoro. Anche su questa cosa dell'offerta congrua, la verità è che loro volevano già toglierlo ora in questa legge di bilancio, ma anche in questo caso hanno sbagliato l'emendamento perché non l'hanno saputo scrivere, sono incapaci e quindi lo dovranno rifare. Se qualcuno mi vuole smentire su questo in studio, anche l'esponente della Lega lo faccia subito, altrimenti io continuo. Beh, però non lo fa entriamo così, nel merito, sbagliato. Ecco. Ecco, nel merito è questo. Voglio dire che, Minzolini, se è vero che vogliono togliere il reddito alle persone perché stanno a casa a prendere il reddito senza fare niente e che rifiutano le offerte di lavoro, allora rispondimi tu a questa domanda, dato che qui dentro la maggioranza non mi risponde. Se è vero questo, come mai tolgono il reddito anche a 200.000 percettori che lavorano, vanno a lavorare con un contratto regolare, prendono meno di 780 euro al mese e quindi prendono il reddito ad integrazione, così come lo prende un pensionato che non arriva a 780 a integrazione. Facciamo rispondere Minzolini. Ma 200.000 percettori di reddito lavorano. Come mai Minzolini lo tolgo anche a quelli? La domanda è chiara. Sì, è sentiamo la risposta adesso. Io guarda, da questo punto di vista non entro, diciamo, in questa tecnicalità. Quello che io penso, ecco, che se qua. Ci fa... Fammi finire. Però, se ci fosse una questione del genere, è evidente che andrebbe risolta in maniera diversa. Io quello che però veramente... mi fai finire? No, se ci fosse. Allora, quello che io non sopporto però, ti ho detto, è quando c'è un atteggiamento demagogico rispetto a una legge che è abbastanza chiara, perché, nel senso, a me, ecco, mi sorprende anche il PD che adesso la difende, perché è chiaro che tu ti devi rivederla, ma la devi il vedere profondamente. Dice, e il problema centrale rimane questo. Ma tu ti rendi conto che, secondo me, in una situazione del genere, specialmente rivolta ai giovani, una cosa di questo tipo, tu li condanni, cioè blocchi l'ascensore sociale, quando tu mi dici... Tu non accetti di fare, come dicevi prima, il cameriere, ma scusami, cioè siamo proprio all'ABC. Allora, cioè, sentiamo anche il direttore un secondo. Il cameriere. Sentiamo... il cameriere è un lavoro rispettabile. Allora basta, finalmente. Siamo partiti con questa premessa, che tutti i lavori sono dignitosi, ecco. Ci mancherebbe altro. Però voglio andare dal direttore Sansonetti, perché qua il tema è, diceva Durigorni ieri, è un laureato, quindi con delle competenze, percettore di reddito, è giusto che vada a fare il cameriere oppure no? Ma, insomma, non mi sembra però che questa sia la questione decisiva della finanziaria. La finanziaria è una finanziaria molto ridotta, l'abbiamo detto e capiamo anche il perché. Però su questo la cui sei d'accordo misura oppure principale... no? Sono curiosa. Che un laureato possa fare il cameriere non è una cosa gravissima, succede, già succede in molte parti. Resta però che mentre già molti laureati fanno i camerieri, ci sono 2 o 3 milioni di persone povere che ricevono il reddito di cittadinanza. Se noi decidiamo di levare il reddito di cittadinanza a 2 o 3 milioni di persone povere, facciamo un gran disastro. Il punto fondamentale di questa manovra è stato quello di levare il reddito di cittadinanza. Chi mi racconta che è una manovra a favore dei poveri mi racconta una sciocchezza, è una manovra che colpisce i più poveri. Poi dopo noi vediamo, finisci. Poi noi possiamo vedere quanto vogliamo qual è il rapporto fra sussidio e lavoro. Certo che ha ragione Minzolini, che è un sussidio. Io sarei per un altro tipo di reddito universale, quello che aveva disegnato niente meno che Lyndon Johnson nel 64. Era un liberale e aveva, poi non ci riuscì, ma aveva scritto il reddito universale, che è diverso e non è un sussidio. Noi però ora ci abbiamo il reddito di cittadinanza, è una misura fatta da Conte e dalla Lega, no? Chi l'ha fatto? Non l'ha fatto né il PD, né l'ha fatto la Lega e Conte. Certo. È l'unica misura che abbiamo. Fare una legge che smonta quel paletto è una pazzia, perché si creano, noi lasciamo stare cosa è giusta, cosa non è giusta, noi creiamo 1 milione, 1 milione e mezzo di nuovi poveri, vi rendete conto di questo o no? Sì, ragioniamo di questa cosa che è molto concreta. L'Italia può affrontare no? 1 milione e mezzo di poveri in più? Ci sono due paradossi, non è che è tanto complicato. Il primo paradosso è che lo Stato prima genera speranza
e poi in qualche modo crea la precarietà che non sa gestire. Il secondo aspetto, la seconda anomalia viene sancita dai numeri, perché purtroppo il 38% dei percettori del reddito sono under 29. E questa è una domanda, questo numero avrebbe sicuramente bisogno di una risposta forte da parte della classe politica. Il terzo aspetto, il reddito non ha funzionato, allora, dal mio punto di vista il reddito è stato fondamentale durante la gestione della pandemia, ma non ha funzionato per un motivo fondamentale. Perché costruito male, perché come dire, le competenze e le autonomie delle regioni rispetto allo Stato, non soltanto sull'argomento reddito, ma anche su altri argomenti, si sono sempre scontrate, quindi non c'è stata mai una unità di intenti fra regione e Stato. Il terzo motivo è perché è stato lasciato a se stesso senza interventi strutturali, perché molto probabilmente proveniva esclusivamente da una forza politica. Io sono completamente d'accordo con Sansonetti che in questo momento lasciare 1,5 milioni, 2 milioni di fronte a 10 milioni di persone a rischio povertà, lasciare 1,5 milioni, 2 milioni senza un sussidio, come diceva giustamente il direttore Minzolini, il reddito va comunque completamente almeno rivisto, certo. ma lasciare 1,5 milioni, 2 milioni senza sussidio, sì. Potremmo andare incontro ad una bomba sociale. Rinaldi, come risponde? Guardate che questo governo ha perfettamente ragione. Cioè ci aspetta una bomba sociale? Assolutamente no, perché non c'è nessunissima intenzione del governo di creare disagio alle persone che hanno effettivamente bisogno. Però va da sé che, come è stato concepito e mai modificato, il reddito di cittadinanza deve essere ampiamente modificato, senza, ripeto per l'ennesima volta, assolutamente lasciare indietro nessuno. Il compito dello Stato è aiutare chi effettivamente ha bisogno. Ad esempio, prima è stato toccato un tema importantissimo. Ad esempio, lo leggo testualmente, il ministro Valditara dell'Istruzione prevede che i beneficiari di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che rappresentano una fetta enorme dei percettori di cittadinanza, va bene, che non hanno terminato la scuola dell'obbligo, la possibilità di usufruire del reddito di cittadinanza sarà condizionata alla frequentazione di percorsi di formazione. Esatto. Ma è ovvio, altrimenti condanniamo i giovani del futuro a non avere futuro se non gli dai l'istruzione. Allora, e quindi è giusto, se no faranno i disoccupati a vita. Faranno. Prima ma questo Minzolini, non è difficile da capire. Da infatti, un attimo, Minzolini. Allora, infatti, cioè, da questo punto di vista, qual è il problema? Che tu hai soprattutto il meccanismo che dovrebbe introdurre. Esatto. Dentro il mondo del lavoro, cioè è bloccato, nel senso che tu non vieni assolto. Allora è già molto, secondo me, più serio immaginare ad esempio quel tipo di iniziativa che è stata presa, quella della decontribuzione alle imprese. Io impresa ti prendo e ti pago costo impresa, certo. Che cosa significa questo? Che questo passaggio di formazione, visto che non riesce a farlo lo Stato, perché le regioni non riescono a farlo, perché come si chiamavano, adesso non mi ricordo, i navigator, non sapevano navigare, tanto vale portarla alle imprese. Perché noi spendiamo, noi non buttiamo. Hanno voluto ma voi vi rendete conto la pressione fiscale che noi abbiamo in questo paese o no? Perché non guardare solo da una parte. Tu così. Hai un meccanismo, un processo di proletarizzazione ormai. Se un imprenditore assume una risorsa del reddito, si prende il reddito, si prende lo sgravio, è già così. Posso, dottoressa? Però hanno incentivato questa cosa. Io, Gubitosa, le volevo chiedere, su questa manovra, ecco, lei pensa che ci siano abbastanza, perché abbiamo visto che però c'è anche un tema proprio di mancato incontro tra domanda e offerta, perché questo tema c'è, è inutile negarlo, no? Allora, secondo lei, questa manovra si fa abbastanza anche per, a livello di politiche attive, per aumentare anche i posti di lavoro? Perché anche questo è il tema, anche questo, no? Oppure no? Aumentare i posti di lavoro. Hanno affossato il superbonus 110 che aveva dato 1 milione di posti di lavoro. Lo dicevo prima, hanno dimezzato le risorse alle industrie e questi hanno affossato sia il lavoro e le industrie sia il reddito. Però voglio dire una cosa a Minzolini, sempre sul reddito. Minzolini, se un imprenditore assume una risorsa del reddito, già oggi si prende lo sgravio. Dopodiché ho sentito da più ospiti studio dire che il reddito di cittadinanza è stato un totale fallimento. Ebbene, è una cosa falsa e vi dico il perché. Perché tutti quanti voi ogni volta dite che ha funzionato per la parte delle persone che non possono lavorare. Se la parte delle persone che non possono lavorare, parlo di
pensionati, disabili che prendono a integrazione il reddito, sono circa l'80%, significa che al massimo non ha funzionato per il 20%. È una cosa che funziona per l'80%. Uno, non è stato un totale fallimento, semmai lo è stato al 20%. Andiamo a vedere perché non ha funzionato quel 20% che sono le persone che dovevano essere messe nel mondo del lavoro, come diceva la dottoressa. Perché non ha funzionato? Si chiama allora sussidio, non si chiama reddito di cittadinanza. Da Costituzione, perché l'hai detto tu che le persone che non possono lavorare non devono essere passate. Ma allora si chiama sussidio, allora si fa un'altra cosa. Se l'80% dici che è così, allora è sussidio, hai capito? Chiamalo come vuoi, fammi completare, non mi interrompere, perché detto questo, ma cambiamo il nome, siamo tutti d'accordo. Cosa si fa quando una cosa funziona per l'80% e non funziona per il 20%? Non si abolisce, si va a vedere perché non ha funzionato per il 20%. Perché non ha funzionato? Perché le politiche attive che da Costituzione sono dei presidenti di regione, i presidenti di regione, per boicottare il movimento, non le hanno fatte funzionare. Partiamo da quello, quindi partiamo dal mettere insieme domanda e offerta del lavoro. È da quello che bisogna partire. È chiaro. Però ora voglio fare anche un altro passo in avanti, perché allora nella manovra sì c'è il reddito, ci sono molte altre cose. Abbiamo detto che i due terzi in realtà vanno di fondi, vanno per il caro bollette, per contrastare comunque questa emergenza. Si parla anche di mutui, allora facciamo un po' di chiarezza anche su questo, per capire se per gli italiani si allontana comunque il sogno di una casa oppure no. Guardate il servizio. Tempi difficili per chi ha acceso un mutuo a tasso variabile. La decisione di Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, di alzare i tassi di interesse per combattere l'inflazione causerà nei prossimi mesi l'aumento della rata. La scelta di aumentare i tassi ha influenzato l'Euribor. L'Euribor insieme allo spread, quindi il guadagno che la banca fa sul mutuo, è quanto noi paghiamo le nostre rate e il nostro mutuo. L'obiettivo è appunto contenere l'inflazione per farla nuovamente scendere al 2%, ma così facendo la rata di chi ha richiesto un prestito variabile salirà di oltre 350 euro. Se noi consideriamo quello che è il mutuo standard italiano, quindi 126.000 euro da restituire in 25 anni, vediamo che un anno fa, gennaio del 2022, l'indice che veniva applicato era lo 0,67%. Il che si traduceva in una rata mensile di poco superiore ai 450 euro. La situazione è cambiata notevolmente. Quello 0,67 è arrivato a superare addirittura il 3%, e di conseguenza i 456 euro si sono tradotti in oltre 600 euro di rata. Si arriverà anche a superare il 4,6%, queste sono le previsioni per il giugno del 2023, e la famosa rata che va a superare i 700 euro. Il governo nella legge di bilancio ha cercato di correre ai ripari prevedendo la possibilità di convertire i mutui da un tasso variabile a uno fisso, a patto che si rientri in determinate condizioni. La prima è che il valore complessivo del finanziamento non superi i 200.000 euro, che il richiedente non abbia mai avuto irregolarità nei pagamenti precedenti, che l'ISEE non superi i 35.000 euro. Altrimenti potrebbe essere conveniente l'ipotesi di una surroga presso un altro istituto di credito. Non bisogna farsi spaventare dalla situazione generale e per questo abbandonare il sogno di comprare casa. È importante però scegliere con attenzione se si vuole un variabile o un fisso. Allora, quindi abbiamo capito, c'è la possibilità di rinegoziare il mutuo, passare dal tasso variabile a quello fisso, però in realtà Sirioni, a patto che si rispettino certe condizioni, non è per tutti questa possibilità in realtà, ci sono i paletti abbastanza stringenti, li spieghiamo in maniera facile? Sì, in maniera molto semplice. Il primo paletto è che bisogna stare completamente in regola con il pagamento della rata mensile o trimestrale. E questo è una condizione sine qua non essenziale. Però io vorrei fare un ragionamento un pochino più ampio, nel senso che da una parte
Il provvedimento del governo rispetto a questo tetto di 200.000 euro di mutuo è estremamente importante e significativo, perché è la fascia media che coinvolge il maggior numero di clienti, di famiglie e di singole persone. Quindi è un provvedimento estremamente importante, perché le banche non possono rifiutarsi, e l'altro aspetto è quello che dicevamo prima, però bisogna stare in regola col pagamento delle rate. Quindi le banche non possono rifiutarsi, assolutamente questo è importante. No. L'altro aspetto ancora fondamentale, che c'è un fondo di garanzia che riguarda i giovani per l'acquisto della prima casa, che anche quello il governo credo abbia l'intenzione, dovrebbe essere rifinanziato, perché è uno strumento che ha garantito ai giovani che hanno poco reddito di poter, come dire, accedere a un mutuo con le garanzie dello stesso Stato. Il terzo aspetto che vorrei sottolineare, che credo che sia importante, è che, come dire, l'intervento della Banca Centrale Europea, che fa quasi sempre quello, ad eccezione di quando c'era Draghi, quello di, come dire, intervenire sull'aumento del costo del denaro in maniera così pesante, non è l'unico strumento che esiste per poter combattere l'inflazione. E purtroppo bisogna ammettere che non c'è una medicina oggi sicura. Certo. Un attimo, voglio sentire anche Sansonetti. Questo però è un provvedimento che va a favore delle famiglie in difficoltà. Beh, questo è un provvedimento come molti altri, il bonus facciate, il bonus mobile, che va a favore di chi ha una casa. Naturalmente poi lo pagano tutti questo provvedimento, come gli altri provvedimenti a favore di chi ha una casa. Non ne gode quella parte di popolazione che non ha una casa. Per esempio molti di quelli che hanno il reddito di cittadinanza non hanno una casa, generalmente quelli che non hanno una casa sono i più poveri. Poi neanch'io ho una casa e sono benestante. Ma la maggior parte di quelli che non hanno una casa sono i più poveri, che pagano il bonus facciata, il bonus cosa, l'altro bonus e anche... è una politica, certo, il ceto medio è molto più numeroso del ceto povero, quindi prendere provvedimenti a favore del ceto medio e non a favore del ceto più povero, Piero, porta più voti. Guarda, l'80%, però, 80% delle famiglie italiane sono lo proprietario della casa dove abitano. Quindi a questa grande platea non sono milionari. Sì, ma fammi parlare, ma porta 200.000 euro massimo, non milioni. Fatemi parlare, se no non si capisce niente. Per cortesia. Allora, siccome l'80% sono proprietari della casa dove abitano, è giusto, perché altrimenti se non ce la fanno la banca gliela porta via, quindi è giusto che sia stato fatto questo. E poi voglio lanciare un piccolo appello, scusate, tecnico. Pagano i più poveri, però, sei d'accordo con me che pagano i più poveri? Ma se hanno l'80% degli italiani, no, non bisogna farlo, perché, ma che cosa stai dicendo? Il 20% sono i più ricchi, allora, il 20% che non ha la casa sono i milionari. Ma glielo fai portare via, l'80% degli italiani sono proprietari, sono loro che pagano. Se non riesco a negoziare perché non hanno i soldi, gli portano via, allora li deve penalizzare. Ma che ragioni? Voglio dire questo, ti ho chiesto per la terza volta. Questo 20% è ricco e povero. Questo 20% che paga le tasse. Ma che vuol dire? Come ci sono altre cose? Quali altre cose ci sono? Il reddito cittadinanza. Ma per quel 20% si fanno altre cose, ma non puoi condannare l'80% degli italiani. Dimmi cosa. Ma che ragionamento? Dimmi cosa è stato fatto per quel 20%. Ma che ragionamento? Li possiamo uccidere i poveri, ma finché ci sono, finché ci sono i poveri, ci sono. Voglio introdurre un altro passetto in avanti, perché vedete il nostro titolo, mutuo e MES, l'eterno braccio di ferro con l'Europa. Allora, ieri la premier Meloni ha fatto questa dichiarazione che ha fatto comunque discutere, dicendo vi garantisco che l'Italia non accederà al MES, lo posso firmare con il sangue. Allora, voglio andare da direttore Menzolini, all'orizzonte si delinea un nuovo scontro con l'Europa, come dobbiamo leggere questa dichiarazione? Ma io, avendola ascoltata ieri, mi sembra che lei quando giura, diciamo, con il sangue, firma con il sangue il fatto di non prenderlo come governo il MES. Sulla ratifica io penso che alla fine viene demandato al Parlamento, penso che alla fine sarà ratificato, perché è difficile immaginare soltanto... Siamo l'unico paese che rimane fuori. Ratificato. Poi, chiaro, puoi ratificare e contemporaneamente non lo prendi, punto. Però c'era un'idea.
Dottoressa, allora, intanto da casa MES, lo ricordo, fondo salva stati, no? Un'assistenza finanziaria che però l'Europa ci chiede indietro comunque delle condizioni da rispettare. Qualcuno evocava anche il pericolo della Troica, insomma, gli spettri della Grecia del 2015. Allora, Rinaldi? Sarò telegrafico. Sì. Allora, è possibile che il trattato del MES abbia un vulnus per il quale non si può ratificare, per un motivo molto semplice: siccome è stato concepito prima del Covid, prima della guerra, eccetera, nei parametri previsti per poter usufruire del MES sono cambiate le condizioni. E su questo tanto so che ha presentato un'interrogazione. Ho presentato, cioè, voglio vedere che cosa dico, perché nel rinnovato patto di stabilità sono modificati quei parametri che invece vanno proprio a chiedere quelli del MES. Quindi vado a firmare una cosa già obsoleta? Allora, Sansonetti, però dall'opposizione dicono, noi rinunciamo un attimo, rinunciamo comunque a un piatto cospicuo da Bruxelles, è giusto, direttore Sansonetti? Beh, io penso di sì, cioè non che sia giusto rinunciare, ma che sia giusta l'obiezione, e soprattutto io vorrei sentire che cosa si pensa di fare per la sanità. In questi anni abbiamo capito che è uno dei punti deboli, che ci vogliono enormi investimenti, che bisogna pagare i medici, che bisogna ristrutturare i pronto soccorsi. Possibile che di fronte a questa emergenza, che è una delle due o tre grandi emergenze, cioè la giustizia, la sanità, il lavoro, sono queste le emergenze dell'Italia, e poi vabbè, diamo pure, facciamo in chiusura, potrebbe diventare il governo ha ragione, potrebbe diventare, potrebbe diventare come un'agenzia. Devo chiudere. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti questa sera, a cominciare dall'onorevole Michele Gubitosa, tra poco andrà a votare. Grazie per essere stato con noi, grazie al direttore Sansonetti in collegamento, grazie al dottor Sileoni, grazie al direttore Augusto Benzolini e a Antonio Rinaldi, e ringrazio anche Camilla Bruno alle agenzie. Grazie come sempre per essere stati con noi, noi ci vediamo puntuali domani sera alle 20:30.